Eccoci. Rieccoci ragazzi. Ho già postato intanto su IGTV, poi posterò su YouTube l'intervista con Nora e vediamo se c'è Pino per il grande big unveil dello studio. Ciao Rania, hi. Ciao Giulia, ti saluto, certo, ti saluto. Ciao Sabatino, ciao Ferenski, ciao a tutti. Vediamo se Pinacchia. Soprannominato Pinacchia. Allora, vediamolo se lo vedo, magari è già qui. No. Allora. Eccolo, lo vedo. Deve partire da lontanissimo. Esatto, Jonin, biggest unveil of the year. Pignata Dolby Atmos. Pinaxe. Solo che non ci vuole fare l'unveil, Pino. Ciao, Tony. Gli sto scrivendo. Forse si è dimenticato, o forse non ha finito. Nel frattempo, ciao Moreno. Nel frattempo, se volete. Ah, Pinaxa is unable to join. Attenzione, forse c'è qualche problema. Vediamo di connessione. Riproviamo, Pinaxa. Ciao Gab. Cioè, ti piace Off Mic, Rambla? È uscito un bell'articolo del Mattino di Napoli oggi su Rambla di La Resistenza. Sono molto contento. Inoltre, non so se avete visto, si è rivelata l'idea che ha avuto Lorenzo Zaccaria di scrivere un pezzo per Samuele ad amici e probabilmente penso sabato, non questo, sabato prossimo lo vedremo. E si sentite anche già un preview. Pino, non lo vedo. Quasi quasi lo chiamo. Vediamo, Hai mai avuto le ATC? No, non le ho mai avute, cioè le ho usate in un periodo, l'avevo già detto, all'Electric Lady, quando le mie Barefoot erano rotte e non mi dispiacevano per niente le 25, le SCM 25. Vediamo se trovo la maniera di chiamare Pino. Allora, Pinaxa, ci provo. O forse si è collegato adesso, vediamo. Vediamo se Pino risponde. Chiamate in diretta. Senza sub. Pino, ma non ci sei? Ti stiamo aspettando tutti. Ok, ciao, 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 ciao. Ok, Pino dice 1 minuto. In diretta. Sì, senza sub comunque la TMSC 25. E comunque suonavano bene. È che la nuova generazione Jonin di Cassi ormai col DSP spaccano, cioè le key che ho io, anche le D&B, non mi ricordo mai, che le ho provate, sono un po' inferiori, però comunque belle. E tante casse stanno uscendo col DSP e che comunque ti. Sì, ho visto i pedali UAD, ma sinceramente abbiamo bisogno di ancora di pedali di chitarra? Non lo so, Vincenzo. Certo, se uno non ha niente, va bene. Ma io ho veramente 1000 pedali boutique pazzeschi. L'idea di prendere. Ciao Miki, come stai? L'idea di prendere
un altro pedale che poi è un po' più generico, così non lo DSP, cioè di cosa parli? Jonin, ora si sì, ne usciranno delle altre, dici? Ah, non lo, beh, tanto ce ne so, ci sono anche le, forse le nuove Neumann, no? Le nuove Neumann hanno il DSP dentro. E poi, ma tante, le Focal. Ecco, è arrivato Pinacchia. Mitico. Vediamo di cercare di. Vediamo se lui mi ha chiesto. Eccolo! Attenzione, al buio, Pina, devi cominciare al buio. No, ma sei già dentro, ma non si può far vedere già così. Bisogna, il grande reveal dello studio deve partire dal buio, cioè, con Da la dove? musica, col rullo di tamburi, capito? Bam, con le luci LED che si accendono. Stai già rivelando troppe cose. Vabbè, ma finora un soffitto, dai. Va, scusa, vai dall'esterno, cioè, fai tu. Vado dall'esterno, Fai ok. tu. Ciao Vado io. Davide, Davide Rossi. Oh, ciao Davide. Fra un po' ci vediamo con Davide, Mitico. Ma che bel duetto. Facciamo eh. E anche il vabbè, terzetto se qui, arrivi quindi ho tu, rifatto. Davide. Adesso rifarò anche i colori qua. Vabbè, questa è la lobby che già conoscevamo, l'ingresso. Vai. Ok, vabbè, ma sei Ok. bella. Allora, parto da dietro. Sì. Beh, Qui ho luci una cassa nuove, qua. fighe. Aspetta, aspetta, luci nuove, fighe, queste dietro su, che non c'erano. No, oltre No. quelle, anche esatto, quelle lì. Bene. Poi nuovo colore della Queste. tela, figata. Nuovo colore della tela. Sì. Una cassa qua in alto, un'altra Bellissima. cassa qua, E sono le una Ampion cassa Le, come qui. si chiamano queste Le? Allora, sui lati ho le 118, Sì. dietro e sopra ho le 115 e Ok. davanti ho le 218 3, una sotto i tre Bella. monitor, destra e sinistra. Bellissima. Beh, guardate che figa che ecco, vai indietro, vai indietro, vai sempre più indietro e fai il. Vado sul divano. Esatto, sul divano e fai esatto, Così. Più bella. indietro di così non posso Sì, andare. ma no, capito, ma fai vedere le casse, cioè il centro così perfetto dello studio. Bellissimo. Ecco la follia di Pino che è veramente uno meticoloso sul bilanciamento delle cose. È perfetto. Sono al millimetro. Si vede. Poi ho tolto il rack che c'era qui. Bellissimo. Ho tolto il rack che era qui. Perfetto. Vai un po' più vicino adesso alla posizione se vuoi. Esatto, così si vedono meglio questi cambiamenti. A parte, vabbè, i LED che devi ancora coprire, no? I LED blu. Sì, ecco, no, che ridere. Ieri sono andato a Bello ordinare comunque, questo. Pino. Scusa, bello, scusa, interrompo. Qua tutto il blu, il rack. Cioè il rack contornato dal blu della nuova tela. Non l'avevo notato, è molto Sì, bello. perché ho tolto le pietre, sono Sì, coperte. ma lei, non l'hai tolto, l'hai solo No, no, coperto. le ho coperte. E ieri sono andato per ordinare i vetri satinati che copriranno queste strisce LED. Ok. Sì. E il signore gli ho detto, mi dà il nome, ho detto Pischetto, fa. Ma lei è il famoso Pischetto da quello che lavora nella musica? E io ho detto, no, ma guardi, va bene tutto, ma non famoso, no? E mi fa, no, perché io sono un appassionato di musica e ho fatto tutti i vetri per lo studio dei La Bionda Ah, ma tanti anni dai, fa. che Pensa mitico. te, il mondo è veramente piccolo. Eh sì. E comunque, no, il bello è che sembra, vedi, così, cioè il fatto di non avere più i Sì. rack, comunque è tutto più basso. Ho messo qui le macchine che erano nel rack e basta. Sono contentissimo. Ieri ho fatto le primissime prove, in più ho scaricato questi file da Netflix che permette di. C'è una pagina di Netflix dove ci sono dei contenuti che si possono scaricare sia audio che video. E abbiamo con Patrizio abbiamo riprodotto questo cartone anime che si chiama Sollevante in Atmos con tutti gli effetti, musica, una roba incredibile.
Allora hai fatto il primo vero test ascoltando in Atmos lì? Pazzesco. Sì, sì, no, no, ma mi sono trovato. Mi sono trovato subito bene perché le ho allineate. Mi sono fatto. Devo dire che la Matrix Studio è stata veramente l'acquisto migliore che potessi fare, perché di una flessibilità pazzesca. E quindi mi sono fatto una di queste funzioni, si chiamano fold down, che in teoria servono per la compatibilità verso il basso, cioè per da surround a stereo. Invece io l'ho fatta al contrario, per cui ho fatto da stereo a tutte le casse. Fold up, fold up. Esatto, però si chiama fold down. E quindi da stereo a tutte le casse ho regolato tutti i volumi in modo che mi arrivasse il suono centrale, no? Sì, sì. Quindi lo stesso segnale andava a tutte le casse. E quindi quando poi sono passato ad Atmos, mi trovavo già, magari c'è mezzo dB, un dB certo. da regolare. Grazie agli equalizzatori che sono dentro a Matrix Studio, per esempio, ho notato che la cassa del centrale aveva un pelo più di basse, probabilmente per la posizione. Ho messo un equalizzatore, in un attimo l'ho sistemato. È così vicina, è così praticamente attaccata al muro che ovviamente... Sì, sono, ma neanche tanti, sì, ci sono 5-6 centimetri, sì. Ma anche quelle di lato sono abbastanza attaccate, però non hanno questo problema. Certo, e ci sta anche che le case non sono tutte uguali, in generale. Cioè, non... Sì, e poi c'è il fatto che comunque la posizione influenza veramente tantissimo. Tantissimo. Pino, da me le chi... Che l'ho detto, no? Che pensavo che fossero rotte quella di destra meno basse di quella di sinistra, perché avendo la funzione del DSP che corregge i bassi, ma essendo in due posizioni diverse, ho dovuto tararle in maniera diversa le due casse, capito? Esatto. Cioè, dicendogli, c'è un parametro che dice quanto vicino sei al muro e se il muro è solido o è un vetro, e ho dovuto tararle in maniera diversa. Ma se per no, me influenza diverse. Per assurdo anche... Veramente, se qua c'è il rec. Intanto Davide ci saluta, lungo. Dice ti saluto, Pino ti vedo a Roma o a Sanremo. Esatto, sì, a Sanremo, a Roma non vengo perché tanto non serve. Ok. Però ci vediamo sicuramente a Sanremo e chiacchieriamo un po', dai. E quindi niente, no, sono contento perché quello che era nella testa, poi in realtà, cioè per assurdo, è quasi più facile fare uno studio nuovo che dover riadattare uno studio perché non hai idea per passare, cioè, i cavi qua su, chi mai l'avrebbe mai detto 13 anni fa che un giorno... Sì. E quindi con Patrizio abbiamo fatto cose incredibili. Sì. Poi sono questi supporti della Koenig & Mayer, bellissimi proprio. Sì, bello, proprio bello. E poi torna tutto perché la Dolby dà una specie di specifica... Di misure, no? Dove mettere le casse e ti danno un margine più o meno di tolleranza. Certo. E devo dire che sono abbastanza centrato nel margine, per cui è andato, devo dirti, la trasformazione è andata bene e mi piace la modernità che ha acquisito. Certo. Tanto è vero che è venuto subito un produttore, il primo che è entrato ha visto, ha detto, oh, cavoli, bellissimo, legno e nero, elegante, mi ha detto. Per cui, sai, poteva anche succedere che uno entrava e diceva, ma che cavolo hai combinato, capito? Ma no, ma no. Vabbè, Pino, oh, ti lascio il tuo lavoro, che so che stai facendo mille cose. Intanto grazie. Niente, dai, Ti sono intervista la... contento che ho condiviso così e questa cosa e poi... Si è intravista la Carbon, dice Vincenzo. Com'è Pino? Ma ce l'aveva già parlato, ce l'avevi già parlato, no? Che hai fatto sì, sì, perché questa tra l'altro è... Dai, magari 5 minuti rispondiamo alle domande, dai, così. No, la Carbon questa è una delle alfa, vedete che non ha la luce nella scritta Avid. Sì, l'ho collegata, perché comunque alla fine anche solo per avere 8 pre in più comunque è comoda. Vediamo, esatto, sì. Ah, speaker stand, questo è stato uno stress trovare il speaker stand pazzesco, perché comunque
molti speaker stand sono bassi, sì, di altezza, no? E invece le specifiche della Dolby vogliono che gli speaker sono all'altezza dell'orecchio. Certo. E quindi ho dovuto cercarne... Quanto devo fare? 36 inch? Quanto hai dovuto prendere? 36 inch o 42 inch forse? Sono, secondo me, sono adesso 30... Questi sono tipo 32, se non sbaglio, più ho messo questi tipo Prime Acoustics. Ah, ok. E quindi sono arrivato... E li ho presi da Music Store, ed è una marca che trattano l'oro, che si chiama Fame. Mm-hmm. E tra l'altro sono di legno, sono molto belli, cioè devo dirti... Certo. E non li ho neanche pagati tanto, per cui... Certo. E basta, adesso magari la prossima diretta, dai, vi facciamo, racconto, sì, un po' più di esperienza. E poi ci sono anche tutte queste cose del NAM, che comunque sono uscite un po' di tempo. Esatto, parte. Solo che io settimana prossima non ci sarò perché sono in Sicilia. Va bene, faremo la settimana dopo. Quella dopo facciamo sicuramente. Dai, va bene. Va bene, no, dai. Dai, grazie contento, mille, ci sentiamo dopo noi, dai. E ci vediamo presto, dai. Ciao. A presto, ciao, 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 grazie. E abbiamo sistemato anche il grande reveal dello studio di Pino. Tanto faccio il reveal del modulare qui. Ho aggiunto il LED sotto io nel frattempo. E ragazzi, a questo punto ci vediamo domenica, alla mia domenica sera, che per voi è lunedì mattina presto, per Modular Night, che farò un altro esperimento modulare. Non so se vi piacciono. Io sto anche imparando io, perciò non sono di certo... Non hanno un grande valore musicale, però... E anche per far vedere cosa in un'oretta o mezz'oretta si riesce a fare con un synth modulare. E perciò è alle 6:30, mi sembra, ora italiano, un orario stranissimo per voi, ma lo potete rivedere dopo su YouTube, io lo faccio alle 9:30. E poi ci vediamo direttamente martedì prossimo per Canova Speed Date, in cui magari o apriamo una nuova sessione o magari invece farò una base da zero, e giovedì per Canova Ascolta, e venerdì a questo punto intervisteremo Lovi, che è l'ultimo artista firmato da Canova Record e che avrà in release il suo primo singolo proprio in quel giorno. A presto, ciao ragazzi, ciao.